Buona domenica a tutti e pronti per un'altra sfida per il torneo. Oggi saranno giornate impegnative perché abbiamo, come detto ieri, gli altri 4 turni di un marzo da leoni e quindi sarà impegnativa. Vediamo se ci siamo. Ci siamo. Attenzione. Onegai shimasu. Abbastanza, quindi dopo che ieri lo abbiamo deciso, ogni partita puntiamo a fare il villaggio turistico e vediamo cosa ne viene fuori. Magari stavolta cerchiamo di non fare cazzate come ieri. Magari. Torre che ho conquistato al centro e direi che è una buona partenza. Ora occhio a non muovere i pedoni in modo da bloccare la torre, sarebbe un problema quello. Quello che voglio fare e fargli muovere un po' di pezzi sotto e vedere se magari ha qualche apertura che posso sfruttare più avanti. Va buono, va buono. Puntiamo a chiudere il villaggio turistico e poi si va. Poi si va. Villaggio turistico accomplished.
difendiamo. Ma buono, scambi iniziali. Lo abbiamo un po' smosso dentro. E ora vediamo cosa ne viene fuori. Partiamo alla carica. Ok, siamo arrivati qui e direi che con questo gli catturiamo la torre. Potrebbe decidere di fare uno scambio torre per alfiere, che è l'unica cosa che gli tornerebbe comodo. E ora occhio, perché potrei già fare il matto. Se non muove qualcosa qui e non apre qualche via al re, è matto. Quindi vediamo come risponderà il nostro... Anzi, in realtà potevo già farlo il matto. Mamma mia. Sono magnanimo, stamattina mi sono svegliato magnanimo, non più Big the Shoveler, ora chiamatemi magnanimo. Ok, abbiamo perso la prima occasione per vincere. Vediamo quante altre occasioni ci sfuggiranno oggi.
Disibel Canel. Ok. Non credo che sia opportuno per lui. Questa mossa. Già. Con questo si è giocato. Ha perso l'opportunità di fare qualcosa. Ah, buono. Grazie per la partita. Secondo me l'errore è stato il fatto che ha lasciato libero la seconda colonna. Perché così mi ha permesso di andare a premiare, e andando a premiare ho fatto i disastri. Quindi questa situazione c'era ancora molto da dire, devo dire c'era ancora molto da dire, mamma mia, sono un povero senza parole. Comunque c'è, da qui è cambiato tutto. Se avessi giocato qua sarebbe stato molto più semplice, cioè molto più semplice, scherzo, molto più difficile. È comunque una partita più equilibrata. Quella voglia di premiare la torre in un certo senso rovinato. Forse stavo pensando, se ha mosso il generale d'oro lì, poteva già muoverlo qui, così teneva l'argento fermo, e tenendo l'argento fermo come ce l'avevo io, dopo cosa è successo? Ha avanzato, e qua ho iniziato con cose. Così. Non so, qua c'è una mossa, però qua la possibilità di, non so, forse ho fatto questa. Thank you.
certo. Ah, buono. Va buono, va buono. E quindi il nostro secondo turno è finito così. Va buono. Andiamo a vedere, è stata una partita abbastanza rapida, devo dire, e quindi vediamo se che cosa abbiamo. Giacomo contro Alex Mare, Bazzullo contro Francesco Frank o Lorenzo Fava contro Mizoshi. Diciamo, penso che quell'altra, Bazzullo e Francesco Frank, è quella più vicina di gradi, quindi mi aspetto una battaglia all'ultimo sangue. Poi quando arriverà il momento per il secondo turno, che è alle 11:30, cambierò video, perché non sono capace di cambiare il titolo e quindi direttamente cambio video, perché semplice e bello, come diceva il mio prof di programmazione, e questa mi sembra la scelta più semplice. Vediamo. È una situazione abbastanza a quella iniziale, giustamente, anche ci sono 47 mosse all'attivo.
non ho ben presente che castello sia quello che ha fatto Bazzullo, mentre quello di Frank mi pare sia un castello definito, ma non mi ricordo il nome. E vediamo. Sarei curioso di vedere come ha fatto Frank a tirar fuori la torre così, ma magari, fin tanto che ci pensa. Cos'è successo? Oh mio Dio. Oh my God. Ah, ok, ha spostato la torre. Ok, hanno aperto entrambi gli alfieri. Ok. Ha spostato la torre lì. Ok. Appoggia la torre per offrire copertura al pedone. Si spostano il re nel castello. Ah, ecco perché ha spostato il re lì, che mi sembrava un po' strano. È stato uno scacco da parte Frank. Ok, qui si spiegano diverse cose. Ok. Questa mazzata di cavallo mi lascia un po' perplesso. Cosa mi hai di fare? Ok. L'avanzata dell'argento. Wow. Siamo arrivati quindi al danno di un combattimento efferato. Bazzullo sacrifica un argento e un alfiere per conquistare un oro e la promozione della torre. Una scelta, direi, incredibile. Potrebbe essere uno scambio vantaggioso, molto vantaggioso. Frank si trova alle strette con questa azione, un Bazzullo che ci fa sognare. Nel frattempo andiamo a vedere qualche altra partita. Abbiamo Giacomo contro Alex Mare, che sono ancora, diciamo, tra le tre partite ancora in gioco è quella con meno mosse, quindi immagino anche se c'è stata una cattura della torre da parte di Giacon, se si legge Giacon o Iacon, però boh. E risponde a questo scambio torre per torre, però ti prende anche il generale d'oro in caso. Potrebbe essere molto molto pericoloso da parte di Alex Mara. Vediamo cosa
30秒. Ah, è già. È già più Yomi. E direi che qua è finita la partita. Perché, esatto. Ah, incredibile, abbiamo visto uno scacco matto fulmineo. Che è fulmineo, insomma, abbiamo 41 mosse per lo scacco matto. Una bella prova di forza da parte di Jacob, che è tra i più forti del torneo, insieme al nostro amico Radamantis e a Sapphire, che è colui che ci ha dilaniato, direi, la scorsa volta, ieri. Quindi Giacon porta a casa la vittoria. Abbiamo Lorenzo, Fava contro Mizoshi. Oddio, potrebbe essere anche questo un matto. Sto vedendo cosa mi sembra. Direi che no. Sì, direi di sì. Abbiamo il cavallo che difende la posizione 5-2. E quindi wow, ci siamo gustati. Ottima prova di Lorenzo Fava, 6Q, che si porta a casa questa vittoria contro Mizoshi. E quindi rimane solo Francesco Frente contro Bazzurro, che se la stavano dando di santa ragione. E cos'è successo? Cos'è successo? Non c'è stato lo scambio. Ok. Ok, mamma mia. Una via di fuga ha sacrificato. Due d'argento Francesco, perché non sapeva conoscerne, però non credo che sia abbastanza per impedire la promozione della torre. Invece è abbastanza, ma così facendo perde la torre. La situazione è abbastanza difficile adesso per Francesco Frank. Un contrattacco immediato che non lascia scampo al suo avversario, vuol dire. Quindi o perderà un generale d'oro o perderà la torre. Penso che Bazzurro punterà a salvare la torre, ma non è così scontato, perché l'argento è messo bene anche per catturare l'alfiere. Scusate, l'oro. L'oro è messo bene per catturare l'alfiere, quindi e così infatti Bazzurro si ritrova con un alfiere promosso e un alfiere, scusate, con una torre catturata, mentre Frank ha appena catturato un generale d'oro e ha dalla sua un generale, alfiere promosso. Attenzione, la parola a Bazzurro, che ha una torre promossa che
L'avanzata del cavallo sarebbe un interessante. Minaccia. これより秒読みに入ります。E così è. La minaccia di quel generale d'oro mette in una brutta posizione Frank. Me, parere modesto e personale, se Francesco non porta avanti qualche pedone per provare ad aprire la scatola di Bazzullo, difficilmente porterà alla fine questa partita. Vero anche che quel cavallo se va l'altro. Però vale che appena ancora quel cavallo senza prendere a minacciare anche l'altro generale d'oro.